poi vediamo. Ameria Radio presenta Novelle Radiose, rubrica settimanale con Umberto Alunni e Paolo Pellegrini. E questa signorina ogni sabato mattina si presenta nella fresca sua bell'età. Questo swing veramente un gran peccato, però il tempo vola e quindi dobbiamo iniziare la trasmissione. Signori e signori, buonasera da Paolo Pellegrini e da Maria Teresa Ferrante per le nostre bellissime radiose. Ecco, abbiamo fatto anche il coro stasera, è una cosa molto bella, devo dire. E quindi stasera siamo per la puntata del mercoledì canonica, quella con le novelle radiose. Ci è piaciuto troppo, quindi lo rifacciamo. Allora, che succede? La novella di questa sera si intitola La radio coperta. E qui toccava trovare l'ospite adatto. Diciamo che ci ho pensato tanto, ho pensato alla fine all'illuminazione. Meno male che era disponibile e io l'ho invitato. Sentiamo chi è. Perché neanche l'ospite sa la musica a chi fa riferimento, ve lo dico subito. Signori e signori, abbiamo il piacere di avere con noi Umberto Charlie Alunni Brown. Però ma ci stavo pensando di una... parliamo di radio coperta. Scusa, buonasera. Buonasera radiosi, come state? Tutto bene? Bene, siamo tanto. Noi stasera siamo tanto radiosi. No, vi sento. Aveva capito. Io ormai deve partire così, deve essere una cosa, no? No? Sei d'accordo? Avete trovato le R al supermercato in svendita, avete comprate parecchie. Certo. Eh? Beh, sì. Una volta si comprava una vocale, sì. Adesso si comprava le R. Vabbè. Però devi riconoscere che è veramente bella una cosa, questa cosa, no? Sì, ancora riconosco, devo dire che insomma sono stanco. La verità, è bello, no? È una cosa interessantissima. E devo molto dire, è molto interessante, ma tutto ciò poi diciamo c'ha una sua, come posso dire, una sua tutto ciò c'ha. È da stamattina con la rassegna stampa che mi guardano tutti quando dico certi vocaboli, per poi scoprire che invece c'avevo ragione. Perché sai che ho scoperto, Umberto? È una cosa importante che sto per dire. Lo sai che i giornali, sicuramente per la fretta, scrivono degli strafalcioni da paura. E quando io e la mia collega la mattina ci mettiamo a leggerli, perché noi, tanto per dire, no, questo è importante per farvi capire come si lavora ad Ameria Radio e con Partigianato, perché questo è importante.
ci svegliamo la mattina molto presto per leggere i giornali per i nostri radioascoltatori. E la cosa bella è che sia io e la mia collega li leggiamo con un occhio solo perché l'altro è praticamente chiuso dal sonno. Poi quando arriviamo in ufficio, chiaramente dopo il nostro tragitto, perché non è breve, no? Quindi non è che quindi ci siamo svegliati, almeno si pensa che siamo svegli, ci li rileggiamo, no? Mettiamo lì e facciamo le nostre per sicurezza che con quell'altro occhio con quell'altro occhio almeno tutte e due, insomma, no? No, due occhi è meglio di uno, due occhi è meglio di uno, insomma, questo è true, è meglio che one, sentito? Sì. Allora, quello che dicevo, no, noi attacchiamo a leggere, leggiamo gli strafalcioni clamorosi, tu dici, ma che leggete? Cioè, dicono, invece no, è così. Hai fatto caso? Succede. Succede spesso, insomma, che diciamo anche la qualità non è più quella di una volta, ma insomma non ci sono più le mezze stagioni, certo. Cose che stanno un po' regredendo, sì, devo dire di sì. Adesso allora, però dobbiamo arrivare a un argomento molto importante e attenzione, stasera una novità, attenzione tutti, In questo momento sto entrando io, perché, capito? La musica è stata, mi pare, chiara, vero? Sì, è stata chiara, no? Non è chiaro il motivo per cui l'hai messa, però va bene. Adesso ve lo spiego. Scusa, però se vuoi io la ripropongo, No. Sono curiosissimo per la motivazione. Questa musica solenne, horror mandata in radio, sta a significare che una cosa gravissima, di una gravità assurda, è successa oggi. Non è arrivato Topolino. Sto indietro di due numeri. Mannaggia. Ma Tex ti piace a te? No. No, perché arriva una volta al mese, almeno preciso. Diabolica, che so. Io. Diaboliche, no, secondo me non ti meritano, Paolo, non ti meritano. Io, guarda, è un po' che te lo volevo dire, però tu devi cambiare personaggio, cioè, fai Diaboliche, dai, Diaboliche una volta il primo del mese, quando vai in edicola lui già sta lì pronto, capito? Ovviamente c'è sempre quando esce Diaboliche circondano l'edicola, questo è chiaro, no? Però è normale, però praticamente lì sta sempre lì, il non primo del mese preciso. È guarda, preciso? Sì, 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 sai come quelli che vogliono il pizzo, uguale, è preciso. È preciso. Io, guarda, ma io mi accontenterei anche di una trina, di un merletto, il pizzo non mi interessa, però, insomma, almeno il tuo... No, beh, comunque qui dopo ti accontenti anche del pizzo, non ti preoccupare dopo, se ti arriviamo là, vabbè. Però comunque, ecco, quello lì è veramente carino, devo dire, c'è una cosa, sta lì preciso, guarda. Potrei anche appassionarmi, c'ho un amico che c'ha tutta la collezione, che mi ha detto che me la metteva insieme al camion con il grammofono. Certo. Assolutamente, dio a quel tuo amico che si è finito le scatole, non si è rotte, questo mai, però si è finito le scatole per mettere a posto le cose, quindi insomma fin quando non arrivano le scatole è così. Infatti che cosa sta facendo? Degli acquisti su Amazon, così almeno utilizza le scatole per poter prendere, non gli serve niente quello che compra, ma solo per le scatole, perché talmente tanta roba che, Dovrebbe comprare un televisore di quelli vecchio stile, quelli col tubo catodico, arriva lo scatolone grosso per il grammofono. È vero. Tu dici così, se mai lo trovo io, ti mando il link e glielo passi. Assolutamente. Allora, abbiamo detto che stasera si parla di radio coperta. Allora, la radio coperta, io ho letto chiaramente la novella,
siamo tornati un pochino, siamo rimasti, perché anche le volte precedenti erano un po' di questo sapore, no? Questo sapore familiare, genuino un po', no? Di un po' di anni fa, che fa sempre piacere, no? Riassaggiare, no, Umberto? Ah, direi di sì, anche perché poi chi comanda, a parte mia moglie, insomma, no, quello è giusto, è normale che sia, però chi comanda in questo caso sono le radio, e collezionando radio magari un po' datate, si va sempre dal 30, agli anni 40, agli anni 50, raramente si sforano, no, gli anni 60. In questo caso siamo a metà degli anni 50, e una situazione, diciamo, dopo la guerra, in odor di ripresa, di boom, ma fino a un certo punto, diciamo, questo odore è un odore un po' lontano, quindi è abbastanza lontano. Stiamo parlando di una dimensione familiare che mi è particolarmente vicina. Come ti ho detto tante volte, io sono nato e continuo a vivere in campagna, in un borgo, diciamo, con pochissime persone, quindi questa storia, molte parti di questa storia, diciamo, ho utilizzato un po' i racconti dei miei genitori, ecco. Devo dire che, insomma, sì. No, non li ho vissuti direttamente io, perché stiamo parlando della metà degli anni 50, io ancora ero, insomma, in ordinativo, insomma, non ero ancora nato. Non eri ancora, no. Praticamente, vabbè. Sì, no, ero, insomma, ero vagavo, diciamo, e quindi non ero ancora, non avevo preso forma. Non eri stato assemblato. No, non avevo preso forma, neanche il disegno c'è stato. E quindi, ecco, è una storia così. Potrebbe essere anche una storia graziosa, molto molto basica, molto molto semplice, lineare. Non ci sono grosse, ecco, in questo caso non ci sono grossi scostoni, cioè grossi, diciamo, scostamenti, grosse situazioni particolari, eclatanti. È una novella che scivola un po' via, insomma, va, ecco. Se devo dire, questa è una novella tranquilla, insomma, ecco. Una novella. È una novella tranquilla. Tranquilla, novella bella, però. Ma sì, beh, potrebbe essere bella, carina. Insomma, magari questo spero che possa piacere anche ai nostri ascoltatori, ma per quanto ci possa riguardare, oltre ovviamente, insomma, a raccontare un po' di questo spaccato, di questa vita, di questa famiglia, c'è anche l'occasione per parlare di una radio che, tra parentesi, era una radio abbastanza in voga per quei tempi, una marca molto importante, poi ne parleremo dopo. Ne parliamo, certo, che tu hai e che quindi adesso metterai, no, nello scatolone. Sì, nello scatolone, sempre. Certo, è importante. È un classico. No, io posso anche, io ti posso fornire la, diciamo, l'involucro, la plastica, le cose per non farle rovinare. No, beh, ma tutto fa, eh. Tutto fa, perché comunque sia, sai, dentro i camion, tra grammofoni, cose, collezione diabolica e tutto, insomma, si può anche rovinare, quindi è giusto che venga messa. E poi ci sia, guarda, essendo tuo amico, sai, quando ti voglio bene, ti voglio anche togliere un altro impiccio, che poi sicuramente ti rimarrebbe così inutilizzato, ma tutti i dischi a 78 giri, che ci fai? Certo, Niente. No, ma l'ho messo insieme proprio per poter fare una scatola e per poterti ridare. Ah, ok, insomma. Quindi arrivi alla cubatura giusta per poi... Sì. Ancora me ne mancano due o tre, ma è fatta. Basta andare adesso in negozio di dischi, li compriamo, no? Sì, assolutamente. Poi ci mettiamo qualche zeppetta sotto, non è un problema. No. Vabbè, qualcosa si accrocca. Allora, la cosa, diciamo, interessante... Di queste ultime novelle, no? Le ultime tre, compresa questa, è questa, diciamo, commistione. Senti che termini stasera? Sì, no. Sono rimasto sorpreso, veramente. Tra il lavoro, no, quotidiano, il momento di relax e la trattativa per arrivare poi a prendere
il bene desiderato, no? Perché forse no, nell'epoca era proprio così, no? Era per arrivare soprattutto alle famiglie più umili ad avere un bene che penso, non so quanto questa radio costasse all'epoca. Beh, era una radio abbastanza importante perché era fuori dalle radio un po', come si dice, un po' commerciali. A quel tempo, 55, 56, 57, nelle radio costavano 27, 28 mila lire. Questa ne costava parecchio di più. 27-28 mila lire, ricordi, sai, ti ricordi la radio che abbiamo, la quale abbiamo parlato di Spadolini, no? Sì. Quella radio, diciamo, che abbiamo raccontato, ne abbiamo parlato nei Radio Racconti Brevi. Ecco, Sì. quella radio, insieme a tante altre, faceva parte di un progetto, diciamo, un progetto divulgativo. Un po' come la radio rurale 20 anni prima, no? E che tendeva indubbiamente, diciamo, a calmierare i prezzi e a abbassarli, soprattutto, insomma. E quelle radio mediamente costavano intorno a 28.000 lire. 28.000 lire era proprio il target di riferimento. E ce ne stavano tantissime, Paolo, veramente tantissime radio, la CGE, insomma, che aderivano a questa società che si chiama la ANIE, Associazione Nazionale Industrie Elettriche. Praticamente questa ANIE era un po' come la radio rurale, ecco, no? Diceva, dovete, se tirate fuori questo tipo di caratteristiche, magari potrete avere delle agevolazioni riguardo alla vendita, perché comunque sia la serie ANIE era brandizzata, cioè aveva una sorta di percorso privilegiato a livello commerciale, veniva fatta la pubblicità in maniera contestuale, no? Oggi chiameremo co-marketing, no? Questo tipo di Di situazioni. situazione. Ecco, però questa radio qui era una radio un pochino più importante, più grande a livello di dimensione, c'aveva già la FM e quindi insomma un pochino più importante. Poi stiamo parlando di Siemens, no, no, Siemens che io ricordi, non vorrei essere troppo tranchant, però sono ragionevolmente certo che non ha mai aderito al progetto ANIE. Cosa che invece ha fatto Radio Marelli, la CGE sicuramente. Ecco. E quindi, insomma, se l'è un po' tirata, Quindi capisci? E quindi, insomma, costava un po' di più, costava un po' di Bene, più. bene. Allora, io direi così, siccome almeno poi ne parliamo anche in maniera più approfondita, no? Andiamo con la lettura della novella e prima gioco. Sì, onor del vero ti devo dire anche un aspetto, questo lo devo raccontare perché i nostri radioascoltatori, che dopo la lettura, diciamo, ne parleremo, c'è un errore, cioè in questa situazione c'è un errore che poi racconterò, cosa che ho raccontato, perché poi purtroppo alcune cose, insomma, sfuggono. Quando magari ti fai dare una mano nella rilettura, del libro, che scrivi, no? Questo sai, insomma, questa era intorno alla radio, sicuramente, diciamo, ti viene data una mano preziosissima, da, insomma, amici, nell'aspetto esegetico, nell'aspetto terminologico, insomma, nello scorrimento però c'è un aspetto che è sfuggito e quindi poi lo racconteremo, magari mi sembra giusto, mi sembra doveroso poterlo raccontare. Bene, allora intanto giochiamo un attimo e poi dopo andiamo con la lettura della novella. T'ho dato un indizio, cerca di vedere anche te, vediamo se lo trovi, dai, così. Ma io già potrei anche dirlo, ma non lo voglio dire. Oh! Ah, non lo voglio Te dire lo dici dopo, dai. perché tu devi trovare i collaboratori in modo giusto, che stanno dei collaboratori validi, che tu non prendi in considerazione, che c'hanno i PDF, va bene. Ci sta uno sguardo qui vicino che è un pochino torvo, come per dire, dai, hai capito? Non Certo, è per certo. niente radioso. Irradiato. È irradiato. Andiamo.
Anno 1955. Pasquale faceva il contadino nelle terre dei Persini, signorotti molto noti nel paese per due motivi: i grandi possedimenti e la scarsa attitudine ad essere riconoscenti a qualcuno per quello che avevano. La vita di Pasquale non era semplice. Viveva in una casa molto grande e al tempo stesso affollata. Aveva altri tre fratelli più piccoli di lui. Con le rispettive famiglie ammontavano a 16 persone, genitori compresi, due anziani, sei in età adulta e 8 figli. Il tempo scorreva inesorabile e la ripresa post-guerra, antesignana del boom economico dei successivi anni 60, sembrava non interessare questa famiglia. I giorni erano scanditi da quanto doveva essere fatto presso i campi. Le coltivazioni erano l'unico argomento oggetto di discussione e a volte litigi. I figli crescevano e frequentavano tutte le scuole elementari, avendo dai 7 agli 11 anni. Nel pomeriggio e anche prima di andare a scuola, contribuivano alla difficile vita della famiglia, accudendo gli animali, in particolare pecore, galline, conigli. Le occasioni per ampliare le relazioni e le argomentazioni tra persone erano la veglia, la bettola, le fontane e la messa domenicale. Riguardo alla veglia, di sera, soprattutto d'estate, le famiglie del vicinato erano uso ritrovarsi presso la casa di qualcuno, magari a turno. Era un modo per passare la serata. Si parlava del più e del meno, di qualcuno o qualcosa, non sempre con benevolenza. Anzi, più si riusciva a trovare un argomento scottante e più si provava gusto ad allargarlo e allungarlo con considerazioni proprie. La bettola non era particolarmente frequentata da Pasquale e i suoi fratelli per motivi fisiologici. La più vicina era comunque abbastanza distante perché la sera, stanchi, potessero raggiungerla agevolmente. Le fontane erano un luogo abitualmente frequentato dalla moglie di Pasquale e dalle sue cognate, di norma il venerdì. C'erano da lavare i panni della settimana e soprattutto d'estate si accumulavano. In quel contesto era possibile aggiornarsi sulle vicende del paese e magari anche su qualcosa che doveva ancora accadere. Questo non per preveggenza, ma per la irrefrenabile fantasia che pervadeva le nostre donne. Quando non avevano da fare con gli animali, i figli li accompagnavano. Era un'occasione per stare un po' in serenità. Il loro gioco preferito
era la realizzazione di forme con l'argilla che si trovava a valle della fontana. Per modellarla usavano lo scolo dell'acqua che usciva dalla fontana stessa. La messa domenicale era l'occasione per farsi belli e farsi ammirare. Quasi spontaneamente si creava una sorta di fila a partire dalla casa più lontana dal borgo dove c'era la chiesa. Ci si aspettava sui passi che davano sulla strada principale e si arrivava quasi tutti insieme. All'interno della chiesa, oltre a seguire la sacra funzione, ci si osservava. All'uscita si commentava quanto visto. E così si andava avanti, lentamente e faticosamente, avendo la sensazione che, comunque, mancasse qualcosa per essere sempre più aggiornati, al passo con i tempi, con quello che succedeva al di fuori del borgo, ormai conosciuto a menadito. Pasquale comprendeva che forse sarebbe stato opportuno procurarsi una radio. Ogni volta che andava a fare i conti con il padrone, la vista di quella bella radio nella sala gli faceva brillare gli occhi. Quando il padrone ascoltava il notiziario, si fermava insieme a lui e in poco tempo aveva la possibilità di comprendere cosa stava accadendo in Italia. Era una bella sensazione. E fu così che, parlando con i fratelli, riuscì a convincerli. Adesso bisognava trovare l'opportunità e le disponibilità per acquistarla. A fine luglio si trovò a casa del padrone per fare i conti della trebbiatura del grano. Oltre a questo, aveva venduto gli agnelli ad un prezzo interessante. Era stata una bella stagione. Le pecore sembrava sapessero che aveva bisogno di soldi per comprare la radio. Dopo i conteggi, rappresentò a Parzini la sua aspettativa. Quest'ultimo pensò un attimo e dopo gli fece una proposta. Gli avrebbe venduto la sua radio perché aveva in animo di comprare un televisore. Beato lui! Pasquale fu d'accordo. Anche il prezzo era ragionevole. E fu così che si portò a casa la radio, considerato che aveva già ricevuto pieno mandato dai suoi fratelli. L'operazione fu tutt'altro che semplice. Parzini gli si raccomandò che non doveva metterla sul carretto perché era delicata. Pertanto la portò sotto braccio, ma ogni tanto cambiava braccio perché era veramente pesante. Era una Siemens. Dietro aveva letto anche la sigla SM7137. Aveva 4 manopole, 5 tasti, mobile in legno e con inserti di plastica. Nella consegna si era fatto frettolosamente spiegare come funzionasse. Appena arrivato a casa, tutti si misero intorno alla radio e ascoltarono alcune stazioni. Successivamente pensarono di appoggiarla sopra il mettitutto, ma qualcosa ancora non andava. Era troppo in vista e chiunque avrebbe potuto manipolarla. Inoltre si poteva impolverare ed era considerata troppo preziosa per un simile affronto. Fu così che la moglie ebbe un'idea: cucire addosso alla radio una copertura in stoffa utilizzando una pezza residuata dopo aver cucito una tenda per sotto il lavandino e per coprire l'armadio a muro. Pasquale era d'accordo. Da allora la radio era sempre coperta e solo quando si doveva ascoltare qualche trasmissione si alzava la tendina per consentire l'uso delle manopole. Si erano creati i presupposti per un uso durevole. Le condizioni della famiglia non consentivano sprechi o comportamenti che potessero danneggiare quanto faticosamente conquistato.
Abbiamo letto la novella, molto bella, ma adesso ne creiamo una in diretta, perché almeno facciamo vedere come nascono le novelle. Attenzione. Ci troviamo a casa dei coniugi Paolo e Maria Teresa, dove è venuto a trovarli il loro amico Umberto. Ah, cara Maria Teresa, com'è stata la giornata oggi? Faticosa, caro marito. Umberto, tu come l'hai vissuta la giornata di oggi? Incomprensibile, ma... Okay. Però... No, però via, tutto bene, tutto bene. Bene, bene, a casa tutti bene? Anche, sì, benissimo, tutto perfetto, tutto perfetto. Anche questa sera siamo qui insieme a fare questa bella veglia, eh? Di cosa parliamo? Parliamo delle tue uscite così serali. Dove vai dopo la sera, diciamo, dopo cena, dopo aver fatto la radio? Mi hanno detto molti tuoi vicini che esci in sotterfugio e vai a qualche altra parte. Sì, vado praticamente alla bettola qui vicino, mentre dormono tutti, e vado a bere il mio quartino. Tanto è lì dove volevi arrivare, caro amico mio. No, assolutamente no. Senti, ma cosa ti possiamo offrire con la mia consorte? Un nocino? Diciamo un punto e mezzo. Oppure un cavallino rosso, un bicchierino. Un cavallino rosso. Aspetta che apro il mobile bar con la radio incorporata. Già, esatto, prendi dal mobile bar, cara, certo. No? Con i nostri bei bicchierini che si vedono molto bene dalla specchiatura che dietro c'è. E certo. Se no potremmo anche prendere nel mobile sotto al grammofono che ci ha regalato Umberto. Sì, è vero. Prendi la scala perché sta sopra il camion ancora, però esatto. Va bene lo stesso. Ti sei accorto, Umberto, piuttosto di una cosa importante, no? Sai, nelle veglie si fa così. Che l'autore di quella novella che abbiamo ascoltato adesso ha sbagliato qualche data? Sono ragazzi, capito? Ma non lo so per quale motivo abbia fatto queste cose. Perché, sai, era distratto perché poi durante le veglie c'è sempre tutta questa distrazione. Poi uno ritorna a casa, prova a scrivere le novelle e si sbaglia. Ecco. Perché è così, no Umberto, non so se te ne sei accorto, Maria Teresa me l'ha fatto notare, ma io me ne ero già accorto mentre l'ascoltavo, perché sai, noi siamo molto attenti nell'ascolto. Certo. La novella inizia anno 1955, mentre no, nella scheda tecnica della radio c'è scritto che la radio è del 56/57. Probabilmente stava ancora su a essere disegnata insieme all'autore che aveva da venire, no? Ancora... No, cioè, ma non capisco perché fai la voce da Battista, tipo quelle lì. Ti immagino con un frac, con qualcosa del genere, chiamato tipo Lercio, capito? Battista, com'è? Ho voglia di qualcosa di buono, com'è? Sì, quello era. Se lo faccio Lercio, chi ha suonato? Non mi ricordo come si chiama quella bellissima signora vestita di giallo, e lui era Ambrogio. Era Ambrogio. C'erano tante storie su Ambrogio all'epoca. Vabbè, Tocca lascia aperto, se no ritorniamo come a lunedì sull'uccellino della Rai. D'altra parte, Ambrogio aveva
aveva parecchie fortune, insomma, oltre ad avere il lavoro fisso, per carità, insomma, però era un lavoro fisso di qualità, devo dire. Cioè, perché c'aveva i Ferrero Rocher che salivano su dalla, no, dal vano macchina, no? Spettacolo, carinissima, la pubblicità veramente carina, proprio bella, sì. Sì, me la ricordo proprio. Quindi, insomma, per i Ferrero Rocher. Hai rievocato, diciamo, con questo Sofar all'Ambrogio, diciamo, una veglia. Pensi che facevano così, eh? Sì, beh, c'è scritto, l'autore ha scritto, no? Parlavano non sempre in maniera benevola, quindi quello ho fatto, insomma. No? No, ma io penso che si tagliava e si cuciva, veramente, insomma, erano situazioni veramente molto, molto particolari, molto buffe. Io non ti nascondo che siccome mamma faceva la sarta, quindi, diciamo, la nostra casa era molto, molto transitata, diciamo, ecco. E mi affascinavano questi racconti, questi gossip, e poi è qualcosa che un po' mi è rimasto, sai, questa curiosità di ascoltare, e però, ecco, oltre a questo ho cercato di affinare anche la, insomma, se le cose che venivano dette erano delle stupidaggini oppure no. E questo nel mio lavoro mi ha aiutato tantissimo, perché mi permetteva spesso di stare a veglia, diciamo, quindi e credo, però, quello, il mio interlocutore non sapeva che io avevo affinato, diciamo, queste discriminanti, per così dire, e allora, ecco, insomma, sai, ma comunque guarda, veramente, no, il discorso, no, della veglia oppure dell'andata in chiesa, no, è azzeccato proprio quello che è stata la realtà, ma che è stata la realtà anche fino a poco tempo fa, secondo me, perché io mi ricordo che quando ero più giovane, perché io adesso sono ancora giovane, però quando ero un pochino più giovane, si andava a messa, no, per guardare le persone con l'amico, con gli amici, no? Sì, con la parrocchia, sì, così. E io mi ricordo che quando ero giovane, più giovane, scusami, andavo in chiesa per andare a vedere una ragazza, perché la ragazza suonava l'organo nella chiesa, quindi io andavo lì, mi facevo 3 messe per sentire tutto, per poi parlare con la ragazza durante la pausa tra una messa e l'altra, e poi l'accompagnavo a casa finita la messa, capito? È una cosa buffissima. E a proposito di questa cosa, io ho una storia molto simpatica che riguarda un po' la veglia, no? Cioè, la veglia, uscivano fuori anche delle cose particolari, insomma, no? Delle situazioni che poi sarebbe stato il caso, diciamo, che non uscissero fuori. Ti faccio un esempio banale. C'era mio nonno che aveva una passione smisurata per i meloni. Lui coltivava meloni, era molto bravo, molto capace da questo punto di vista. E una sera, disperato, torna a casa, era il primo della veglia, no? Cioè, magari chi arriva prima, chi arriva dopo, ci ritroviamo a casa mia, torna, proprio c'aveva una faccia cupa, insomma, il nonno difficilmente era, insomma, però quella sera veramente c'aveva le scatole girate, ma girate. Dice, ma lo sai che mi è successo a mia madre? Dice, ma che ti è successo, Francesco? Il nonno si chiamava Francesco, detto Checco. Dice, ma guarda, m'hanno portato via forse la metà dei meloni, ma l'altra metà l'hanno rovinati perché magari sono passati sopra, hanno fatto un casino. Purello. E ti stava arrabbiato come una cosa. Poco dopo arrivano altre persone e così via. Poi arriva una signora amica di mamma, coetanea, che aveva un figlio un po' più grande di me, 3 anni più di me. E a un certo punto l'ha detto a mio padre, dice, oh, lo sai, papà si chiamava Ivo, lo sai, Ivo, stasera sono andato a fregare i meloni, ha un nome, no? Però questo qui si era sbagliato campo, capito? Perché il nonno ce l'aveva lì vicino. E praticamente, sei stato te, brutto disgraziato. La veglia, diciamo, ha preso una piega che, senza l'ausilio di papà, diciamo, che si è interpolato tra le ire, diciamo, di mio nonno
e la suggestione, diciamo, di questo qui sarebbe finita molto molto peggio. Più che veglia l'avrebbe addormentato con uno scasso. Ma ti dico una cosa buffissima, no? Questo qui in modo così un po' furtivo, cioè, lo sai, sono andato a fregare i meloni, Milano, bastardo, disgraziato. Gli è venuto di altro perché c'era la mamma, quindi magari ha usato anche un'attenzione, diciamo, che in quel momento forse avrebbe voluto evitare, diciamo, ecco. Oddio, bella questa. Sì, sì, ecco. Poi succedevano queste cose, succedeva di tutto, capito? Succedevano, si parlava, diciamo, delle ombre, si parlava dei fantasmi, si parlava di situazioni particolari, si parlava, diciamo, di una persona che, questa magari non c'è, però fa sempre parte della veglia di una persona che non riusciva ad attraversare un posto perché c'era una, come si dice, c'era una situazione, una suggestione che evocava una sorta di spettro. La verità è che da qualche giorno l'Enel aveva messo la luce e su questo diciamo, sfioro dell'acqua si riversava praticamente la lampadina fioca, perché insomma la povertà si vedeva anche dal numero di watt, diciamo, delle lampadine. E questa lampadina, diciamo, era fioca, era d'estate, la finestra era aperta e dava, diciamo, luce a questo specchio d'acqua che ovviamente si muoveva, magari con un po' di fruscio si muoveva l'acqua, dava la sensazione che ci fosse un fantasma. Bello. E quindi sono tutte cose che ti rimangono in testa e ci fai una risata, però magari ti rendi conto, diciamo, di quanto potesse essere importante, certo, queste riflessioni, queste, sì, cose, questo stare insieme, poi ritorni, sì, a casa, vai a dormire e ciccia, certo. No, ma veramente sono cose di un sapore molto molto bello, anche perché vedi, te le ricordi, no, dopo tanti anni. Io anch'io ho tanti ricordi di mia nonna, che era, te l'ho detto anche un'altra volta, che era sarta anche lei. E quindi ho il ricordo, non so se anche mamma tua c'aveva il famoso tavolo, quello di legno, dove tutti i fili sopra, i pezzi di stoffa, le forbici bellissime. Ed era bellissimo perché lì poi tutte le ragazze che venivano a misurare il vestito, no? Col manichino c'era, quindi vedevi crescere il vestito che la nonna faceva. E tutte le storie che arrivavano, perché era così. Poi mia nonna... Tutte e due, le mie nonne e una mia zia, erano sarte e lavoravano insieme. Quindi era fantastico, perché si riunivano, no, in questo laboratorio che c'aveva mia zia, e lì noi andavamo, eravamo piccoli insieme a mio cugino, e sentivamo delle storie bellissime. Poi sai, una mia zia era signorina, quindi allora tutti i pettegolezzi appena se ne andava, no? È arrivato il tizio, è arrivato il caglio, chissà, ma era fantastico. Io e mio cugino facevamo i dispetti, poi queste cose le andavamo a ripetere alle sorelle, no? Quindi, via questo. Ma sai, il fatto di avere una mamma o una zia sarta, diciamo, è una cosa bellissima, perché tu considera, io fino, mamma mi manca da 4-5 anni, e... considera che i pantaloni mi accorciavo fino a 5 anni fa, insomma, fino al penultimo giorno che è venuto a mancare, me l'ha fatti sempre lei. E praticamente quando avevo 5 anni, chiaramente andavo sopra la sedia, no? A 55 anni continuavo ad andare sopra la sedia per far loro i pantaloni. Ma no, perché magari mentre prima ero piccolo e quindi era necessario andare sulla sedia, poi dopo lei, poveretta, aveva un po' difficoltà ad abbassarsi perché non era, diciamo, non era incline al dimagrimento, e quindi insomma era bella, bella pasciuta, e no, quindi era complicato abbassarsi, certo. Quindi stavo, vedi, no, se ti vedeva qualcuno a 55-56 anni, praticamente stavi sopra la sedia. Ma questo sempre così. Ma le mamme, le nonne con i nipoti poi hanno sempre così. Anche io ho questi ricordi di stare piedi sulla sedia mentre prendevano l'orlo. Sì, 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 ma è così. È una cosa simpaticissima. Io, diciamo, la storia con lei è stata sempre una cosa molto, molto particolare. Siamo entrati una volta in conflitto per il ruolo, diciamo, che ci aveva,
Ma c'aveva ragione, c'aveva ragione. Dunque, quando sono cresciuto, diciamo, no? Sono diventato un po' adolescente, insomma, che avevo cominciato ad avere attrazione, diciamo, no? Certo. Per, insomma, non solo per i vestiti, ma anche per chi li portava, certo. E mi sono inventato una sorta di periscopio. E praticamente la nostra casa era una casa piccola e nella misurazione, diciamo, dei vestiti mia madre portava, diciamo, le signore in camera, perché aveva il vis-à-vis, aveva, diciamo, certo. Lo specchio lungo. Io avevo colto l'occasione, cioè, fatto un periscopio con la toilette di nonna, che praticamente stava sul corridoio, orientando, diciamo, la toilette in un certo modo. Capitano Nemo mi faceva un baffo. Praticamente riuscivo, diciamo, a partecipare, diciamo, alla misurazione dell'abito, alla misurazione del vestito. Una volta è successo che mamma se n'è accorta, e da quel momento in avanti ci ho avuto, penso che per una quindicina d'anni, le orecchie un po' più lunghe, perché praticamente ancora sento il calore, diciamo, della mano sull'orecchia. Oh, bello, bello, dai. Belle cose. Sì, no, vabbè. Belle cose. Belle, era scoletto da piccolo, eh? Beh, ma non è mica cambiato. Ma diciamo che sono stato coerente anche da grande, quindi ho mantenuto un buon grado di coerenza. Senti, non ti ho mai chiesto, ma a casa dei tuoi che radio c'era, a parte quella che ti ha regalato tuo zio? C'era una Mivar. Era una Mivar, una UCM, diciamo, della Mivar, che ce n'ho tre. Tre nel senso che ne ho trovate e le ho prese tutte quante. Certo. Ma cioè, tu ti ricordi se la sera si mettevano lì ad ascoltare la radio? Ce l'hai questi ricordi? No, no, perché, diciamo, quando ero già bambino c'era già la televisione, e quindi praticamente, diciamo, la radio se era, diciamo, un corollario per la giornata, un compendio, un accompagnamento. Papà non la sentiva, non aveva molto amore per la radio, e mia madre invece sì, costantemente la teneva sempre accesa, tranne ovviamente quando c'era, diciamo, l'occasione della televisione, spegneva la radio, accendeva la televisione. Però non ho vissuto, diciamo, direttamente l'atmosfera delle novelle. Diciamo, non l'ho vissuta proprio, diciamo, a pieno, perché, insomma, io sono adesso, scherzi a parte, non fare battute sull'età, perché anche tu non sei un ragazzino, quindi noi ti do, diciamo, come si dice, gli ingredienti. Io sono nato nel 59, lo sai, nel 64 abbiamo fatto la televisione. E quindi prima non ricordo, sicuramente c'era questa rituale, ma chiaramente a 4-5 anni uno non ha nessun ricordo, se non ovviamente, diciamo, il rimbombo della televisione, che aveva una suggestione completamente diversa, insomma, no? Sì. Io invece proprio ci pensavo oggi, perché sono andato a casa di mio padre e mi sono ricordato proprio nella stanza, la sala, insomma, dove c'era quella radio che qualche volta ho nominato, no? Il sabato sera e la domenica sera c'erano il concerto, c'era l'opera, e mio padre, con la lampada che ancora io ho accesa, che ho qui a casa adesso dove sto io, con quella lampada, lui seduto in poltrona con la sua unica sigaretta giornaliera, sentiva l'opera, e io piccolo lì vicino a lui vedevo questa luce della radio, e mio padre fermo lì che ascoltava l'opera e mi spiegava la trama. Questo invece è un ricordo che ho io proprio della radio, perché sì, c'era la televisione, però quando c'era l'opera sulla radio era fatta, insomma, c'era l'opera, e quindi era... Questa, sai, questa è una, seriamente, è una scena, diciamo, da anni 20, anni 25, no? Lo sai perché? Perché ci sono, credo di averne forse non solo centinaia, ma forse anche un altro zero di pubblicità,
di locandine che danno proprio questa immagine, questa sensazione. Cioè una persona addirittura che si vestivano quasi come se dovessero andare all'opera, no? La sera. Sì. E ovviamente insomma questo è una stress, come si dice, una è qualcosa di più, però sì. Effettivamente era proprio così, cioè si invitavano le persone a casa perché tu avevi la radio e alle 9 che c'era il palinsesto, sappiamo perfettamente, insomma il 25 c'era comunque il palinsesto che funzionava e ti mettevi lì e ascoltavi l'opera e si vedeva l'uomo che insomma utilizzava tutte le mani possibili per poter commutare le varie manovre per cercare la stazione, ma una volta trovata la stazione, una volta iniziato il concerto, ci si metteva in poltrona. Ci sono bellissime immagini dove c'è la donna dietro, l'uomo che sta in poltrona che fuma, la donna dietro, vabbè, insomma, capisco di essere un po'... No, ma... però nel 20 funzionava così. Non lo approvo, non lo condivido, ma sto riportando solo diciamo quello che era. Certo. E quindi la donna spesso quasi meravigliata, estasiata, diciamo, della serenità del marito... ma perché non sono nato negli anni 20? Vabbè, c'è pensato. Non ho azzeccato niente nella vita, non ho azzeccato neanche l'anno di nascita. Porca puzzola, già miseria. Vedete qua, quasi come dire, guarda il marito mio, guarda che spettacolo, guarda che uomo, mannaggia. Ti portavano le pantofole magari, no? No, i pantofoli, lo smoking, i pantofoli. Ah no, che ne so, beh certo, lo smoking, no, perché io invece c'avevo un'altra immagine, perché mio padre la sera del sabato metteva sempre la giacca da camera, andavano molto le giacche da camera. Come no, precisissimo, no? Precisissimo. Già lo vedo il cavaliere con questa... già, c'è la sua giacca da camera che io ho rivisto poco tempo fa quando stavamo sistemando la casa... E lui sempre, quando c'era la giacca da camera, era il sabato sera, lui stava lì nella sua poltrona insieme a me, insieme alle mie sorelle, a mia madre, a ascoltare la radio, a vedere la televisione, ma era freddo. Ce l'ho anch'io la giacca da camera, lo sai? Ah no, non lo sapevo. Ecco. Ma come è fatta, con i topolini? No, è bella tutta celestina con... no, i mappi, è bellissimo, quando me la metto assumo un'area professorale. Guarda, mi farà piacere vederti la prossima volta, facciamo un impegno magari quando facciamo il musicando alle 6 di sabato sera, vediamo tu ti metti la giacca da camera e io, vabbè, la giacca da camera anche tu ti metti, la canottiera. Maria Teresa sta scapocciando. Vabbè, Maria Teresa la testa è un bene prezioso, Maria Teresa, non la stressare troppo, non fare qua e là troppo perché poi te fa male. Non ne abbiamo bisogno di faccia male, è sufficiente così, direi. No? Basta così. Senti Paolo, una cosa, vogliamo ricordare domani sera che cosa facciamo? Perché tanto ormai abbiamo la nostra novella, l'abbiamo in qualche modo esaurita, ci siamo anche un po' divagati, ma sempre nello spirito e nel clima, diciamo, che ha ispirato la novella. Ma domani sera che facciamo? Domani sera alle ore 17 abbiamo letture e riletture, giusto, si intitola così, è vero? Perché tu se no mi devi bacchettare se sbaglio, no? Quindi abbiamo il secondo... Sembra vero. Abbiamo, sì, soprattutto quando stai con l'amico tuo, capito? Vi divertite. E praticamente domani è il secondo incontro, no, del ciclo dantesco, no, per festeggiare i 700 anni della morte del sommo poeta. Domani però che cosa facciamo, Umberto? C'è una sperimentazione in corso, e cioè domani quando ci collegheremo in diretta, siccome la relatrice, che è la professoressa Ceroni, giusto, domani sera, ho detto bene? Sì, dell'Uni3 di Acquasparta, con cui collaboriamo, il presidente dell'Uni3 di Acquasparta, sì, che con noi ha già collaborato per la giornata della memoria,
Abbiamo anche fatto, trasmesso la prima, no, la prima, il primo incontro 15 giorni fa, e adesso domani c'è il secondo incontro tenuto proprio da lei. E siccome è un incontro che prevede anche la proiezione di slide che seguiranno l'intervento della professoressa, noi per ovviare al discorso radiofonico, che quindi prevede solamente il suono, cosa abbiamo fatto? Abbiamo pensato di pubblicare le slide in uno slideshow, si chiama in termine tecnico, ovvero sia sul nostro sito, quando si aprirà il podcast per ascoltare in diretta l'incontro su Dante, c'è subito sotto al player, e quindi allo strumento che ci permette di ascoltare la trasmissione, c'è un altro player però di immagini con delle frecce che vanno avanti e indietro con il click del mouse. Quello serve per far girare le immagini che rappresentano le slide che la professoressa Ceroni intanto spiegherà. Descrive. E quindi avrete la possibilità tutti quanti di vedere, seguendo l'intervento audio, anche quello che lei manderà durante il suo intervento. È stato chiaro? Beh, devo dire che chiarissimo. Devo dire che questo esperimento è stato già portato avanti con successo quando abbiamo parlato di Cimabue, no? Sì, solo che con Cimabue abbiamo usato le immagini, diciamo, tutte già pubblicate e aperte. Invece in questo caso, siccome è una presentazione, le dobbiamo scorrere in modo da non perdere, diciamo, il fuoco su ogni immagine. Quindi ecco, questa è la novità. Beh, io su questo bisogna ringraziare Paolo, perché sta oltre, diciamo, a dedicarsi come stiamo facendo in queste situazioni ad assicurare i programmi e quant'altro, però continua a fare ricerca, continua, diciamo, ad ottimizzare, diciamo, gli strumenti tecnologici per fare in modo che il radioascoltatore si trovi sempre nella migliore condizione di poter fruire al meglio dei nostri prodotti. Quindi devo dire che, insomma, un ringraziamento personalissimo a Paolo, perché non ti abituare, però non lo so, infatti visto, ho fatto grazie perché dico tanto arriva la botta dopo, però ero già brutto. No. Sta facendo un lavoro eccezionale, un lavoro bellissimo, ma non lo dico io, lo dice il sito, perché credo che, insomma, solo dando un'occhiata al sito ci si rende conto del lavoro che c'è dietro, diciamo, di tutte le attività che vengono fatte, diciamo, anche dell'estrema articolazione che la nostra produzione porta avanti con serenità, ma anche con un certo sforzo. E quindi, insomma, Paolo, andiamo avanti così, perché sì, credo che, insomma, si sta facendo una bellissima cosa, un bel lavoro, e andiamo avanti, dai. No, sicuramente, ecco, questa è una cosa che ci fa piacere, no? A tutti e due, che abbiamo tenuto a battesimo questa creatura che oggi proprio compie 4 mesi. E devo dire che... 5, scusa, non so... Ho scordato un mese, vabbè, ci sta. E devo dire che tante cose sono state fatte, tante ne faremo, e come potete vedere anche dal palinsesto che è pubblicato sul nostro sito, e adesso poi inseriremo anche un altro, si chiama widget, che vi darà giornalmente le trasmissioni che andranno in onda in maniera molto semplice. Stiamo articolando con tanti argomenti, quindi non solo musica, ma radio, ma società, territorio, e adesso ci stiamo allargando, spero molto presto, perché abbiamo avuto l'ok proprio ieri, e ringrazio di questo la direttrice dei multimedia della SIAE di Roma, per poter procedere anche con una trasmissione che si avvicina più al mondo del jazz. Ed altre trasmissioni sono in preparazione, però questo ve lo diremo a mano che le metteremo in campo.
Intanto io direi, Umberto, che come al solito noi salutiamo i nostri carissimi radioascoltatori e ti lascio a te la chiusura, perché è dopo che faccia tu la chiusura. Intanto saluto Maria Teresa. Ciao a tutti, buonasera, ciao Umberto. Ciao, ciao Maria Teresa, ciao Paolo. Ciao Umberto, e va bene, allora come al solito mi lasci questo testimone, qualche volta è piacevole, qualche volta è scomodo, ma va bene, ormai Paolo, la regia è la tua e quindi non ne posso fare a meno. Niente, io volevo solo salutare i radioascoltatori con un piccolo consiglio. State bene attenti, perché se si dovesse andare a veglia, se si dovessero replicare, diciamo, quella situazione, quelle suggestioni, diciamo, degli anni 50 così via, potrete correre il rischio di sapere, conoscere tante cose, ma in determinati contesti potrebbero esserci alcune verità che potrebbero non fare particolarmente comodo. Quindi più che fare, diciamo, la veglia, che è una cosa bellissima, qualche volta forse potremmo provare a fare il gioco dell'uva, come si dice da noi. Bene, con questo è tutto, un caro saluto, un abbraccione forte ai miei due splendidi compagni di viaggio, buonanotte a tutti. Ameria Radio ha presentato Novelle Radiose, rubrica settimanale con Umberto Alunni e Paolo Pellegrini. E questa signorina ogni sabato mattina si presenta nella fresca sua bella età.